girone B di eccellenza, fischia l'arbitro Cenci della sezione di Empoli, è cominciata Sestese, Jolly, Montemurlo. Vezzi da lì può calciare, Vezzi va in porta, scheggia la traversa, Vezzi appoggia il pallone per il numero 19 Bonfanti, pallone alzato verso l'area di rigore, sempre Vezzi, va giù, contatto, calcio di rigore. Fischia l'arbitro, parte Bettazzi, la rincorsa, il tiro, Marini aveva intuito, ma Bettazzi fa gol da Sestese, è già in vantaggio, Matteo Bettazzi. Equilibrio al centro, il Gallaf salta un avversario, poi vince anche forse un rimpallo, suggerimento verso il centro, Torracchi, zona tiro, la conclusione, Lampignano. Buono il triangolo, attenzione all'occasione per il Jolly, contatto e altro calcio di rigore, altro calcio di rigore, la rincorsa, il tiro... E la parata di Lampignano, ma la palla che resta lì e poi il gol del Jolly. Il gol del Jolly, ha segnato Riccio, aveva neutralizzato De Souza, Lampignano, ma sulla respinta è stato prontissimo Riccio. Zellini, ancora Zellini, il suggerimento per Simoni che prova la conclusione, alta di poco con il sinistro Simoni, applausi per lui. Tra Sestese e Jolly Montemurlo la prima frazione di gioco si è conclusa con il punteggio di 1-1 grazie alle reti di Bettazzi su calcio di rigore per, chiama in causa il solito Bettazzi, c'è Zoppi su di lui, Bettazzi va al cross con il destro dentro, attenzione sono in due, la Sestese la mette giù, Citera il tiro, anzi Simoni, palla cresta lì, allarga per Vezzi, deviazione, il pallone che finisce in rete, sì finisce in rete. Non aveva risultato Vezzi, inizialmente sembrava quasi un'illusione ottica con la palla fuori, invece no, è dentro e la Sestese torna in vantaggio. Gol di Vezzi al secondo di questo secondo tempo, la sblocca Vezzi, 2-1 per la Sestese. Simoni, cross al centro, Vezzi! E qui Vezzi sbaglia un gol davvero facile per le sue caratteristiche. Al centro... ci sono il Gallaf, il numero 11, poi la conclusione da parte del nuovo entrato Cortonesi. Jolly, Montemurlo 1, quinta attenzione ancora De Souza che si avventa verso l'area di rigore, De Souza, la palla resta lì, c'è il Gallaf alle sue spalle, il Gallaf, il tiro, Lampignano, la palla resta lì, attenzione incredibile, il pareggio del Jolly, 2-2, ha segnato il numero 11 Barozzi. E dunque Sestese 2, Jolly Montemurlo 2, non muore mai il Jolly, non muore mai, meritato anche questo pareggio direi. Attaccanti la Sestese, Vezzi il cross con il sinistro dentro, la conclusione, palo incredibile, palo pieno, la Sestese ancora un passo dal vantaggio, con grinta, con organizzazione. Intanto attenzione alla conclusione e il gol da parte di Vezzi, 13 in campionato per Vezzi e qui sorpreso Marini, forse nell'unico errore della partita di Marini perché era una conclusione abbastanza potente ma centrale, non l'ha vista partire Marini, gli è passata praticamente accanto. Fischia Cenci, parte Vezzi, il suo sinistro, rete, gol straordinario di Vezzi, si porta il pallone a casa, 4-2, ancora un gol realizzato da Vezzi, Filippo Vezzi, tripletta personale per lui.